La crisi è un'opportunità per cambiare e ripartire, questo è il messaggio uscito dall'Assemblea Generale di Confindustria qui a Bergamo. Nell'intervento conclusivo le parole di Emma Marcegaglia, Presidente Nazionale di Confindustria. Chiaramente Bergamo è stato colpito fortemente dalla crisi, però qua ci sono aziende molto solide, l'associazione industriali sta cercando di fare un lavoro molto importante insieme anche alle altre istituzioni sul tema della Val Seriana, che è un tema molto importante, però insomma io sono convinta che qui c'è una tradizione e una solidità industriale che permetterà a Bergamo di uscire dalla crisi, mi auguro, nel miglior modo possibile. Metalmeccanico e tessile, tantissima forza lavoro, chiaramente in questo momento in difficoltà. Cosa fare per limitare la disoccupazione? Ma intanto devo dire che qui c'è stato un grande ricorso alla cassa integrazione, però per il momento moltissimi posti di lavoro non si sono persi, quindi noi stiamo chiedendo che vengano rifinanziati gli ammortizzatori sociali, le casse integrazioni, proprio per aiutare quei lavoratori che appunto lavorano in aziende fortemente colpite. C'è un dato interessante: a luglio soprattutto il fatturato industriale verso l'export sta crescendo bene, quindi noi speriamo, proprio qui peraltro a Bergamo è tutta una vocazione internazionale molto forte, che la spinta che venga dall'estero aiuti queste imprese a ritrovare un po' di fatturato e quindi un po' più di lavoro. Secondo Carlo Mazzoleni, presidente degli industriali bergamaschi, per reagire alla crisi, a questa crisi dopo la quale secondo alcuni esperti nulla sarà più come prima, è necessario ora allargare lo sguardo e coinvolgere più soggetti, il territorio intero. Bergamo l'ha capito quando ha lanciato il progetto di rilancio della Val Seriana, che vede protagonisti la provincia, 24 comuni, la Camera di Commercio, le tre organizzazioni sindacali e 14 associazioni imprenditoriali. Stiamo iniziando a entrare nella fase operativa, il fondo di investimento alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, entrerà nella sua fase, diciamo, concreta. Abbiamo indirizzato una sollecitazione forte in questo senso alla politica, perché per quanto riguarda tutti i progetti che fanno capo al filone della sperimentazione della flexicurity, naturalmente hanno bisogno del sostegno delle risorse pubbliche, risorse che in parte verranno dall'Unione Europea, in parte devono venire dallo Stato e in parte dalla Regione. Abbiamo avuto però, proprio a seguito di questa nostra sollecitazione, una risposta immediata da parte del governo, in cui hanno riconfermato la piena condivisione e adesione al nostro progetto, al nostro modello, hanno garantito i fondi e quindi le risorse necessarie per portarlo avanti.